Andiamo a mettere un accompagnamento continuato di Do maggiore e vedere che note possiamo suonare con il basso. Quindi se ho Do maggiore andiamo a prendere le note della scala di Do maggiore, che sono, facilissimo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si, che sono i 7 gradi che compongono la scala di Do maggiore. Se sotto appunto l'accompagnamento vado a mettere una di queste note, vedrò che in alcuni casi staranno benissimo, in alcuni casi andranno a creare tensione, quindi non è che sono note sbagliate, sono note che devono andare poi da qualche parte. Quindi se riesco a giustificarle possono anche funzionare, anche se all'orecchio possono suonare quasi sbagliate. Ci sono note che vanno a creare appunto determinati colori e quindi ci possono star bene perché vanno a aprire dei nuovi scenari. Andiamo ad affrontarle insieme, capirai se funzionano bene dalla mia faccia. Partiamo con l'accompagnamento, parto con un Do. Questa è perfetta, la tonica. Re. Tensione. Mi. Buona possibilità. Fa, molto tensione. Sol, molto bene. La. Si, tensione. E Do finale. Quindi hai sentito che ognuna di queste note va a creare qualcosa. Sono giuste, sono sbagliate? Fammelo sapere nei commenti. Ciao, a presto!